Ciao a tutti, vediamo come interpretare i segnali del corpo maschile. Allora, tu attraverso, ci sono dei segnali del corpo maschile che ti possono indicare se un uomo è coinvolto, se un uomo è coinvolto affettivamente, se un uomo è coinvolto solo da un punto di vista passionale, se un uomo ha intenzioni serie oppure se vuole soltanto pucciare il biscottino e che si è visto, arrivederci e grazie. Quindi ci sono tante cose che tu puoi capire osservando i segnali del corpo. Prima però metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che sul canale ci sono tre livelli di abbonamento. Abbonamento base per abbonamento live per diventare moderatrice o moderatore del canale, abbonamento base per seguire tutti i miei seminari a lunedì o giovedì, ma poi puoi anche vederli, diciamo, in differita per un mese, e abbonamento master consulting per avere in più una consulenza telefonica. Ma veniamo al tema, come interpretare il linguaggio del corpo maschile. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che attraverso il linguaggio del corpo tu puoi capire se un uomo è coinvolto con te e in che modo. Puoi capire se mente o se sta dicendo la verità. Allora, intanto vediamo subito se mente o se sta dicendo la verità. Se ha un'affermazione che fa un uomo in sincronica, diciamo, in modo sincronico, emette un segnale di rifiuto di quelli che andiamo a vedere, significa che sicuramente ti sta mentendo. Ad esempio, se ti dice, cara, io ti amo davvero tanto, io sono davvero coinvolto con te, mi piaci da impazzire. Ecco, tutte queste frasi dette andando leggermente indietro, significa che in realtà non ti ama, non è coinvolto, non gli interessi. Sta negando. Stesso discorso, potrebbe farlo se si gratta dietro, ad esempio. Anzi, se ha uno scarico di tensione qua dietro la nuca, significa che è frustrato. Mi piace molto stare con te, è davvero una bella relazione. E significa che vive proprio una frustrazione, quindi questo è un segno molto più forte, ad esempio, di questo, e ti sta indicando che questa persona comunque presto ti lascerà. Vive proprio uno stato di frustrazione a stare con te, vive proprio uno stato di frustrazione ad avere una relazione con te, quindi non gli interessi proprio per nulla, anzi, gli dai proprio fastidio. Stesso discorso sarebbe se si tocca il naso. Ovviamente questi segnali possono anche essere avvenire in modo, diciamo, a sé stante, cioè ad esempio lui ti vede e fa questo gesto qua e poi parla, oppure non dice niente, appena ti vede fa questo. Anche qua questo segnale significa che gli dai fastidio, non è coinvolto con te, non gli fa piacere vederti, sei arrivato in un momento inopportuno. Insomma, poi dovrai tu interpretarlo in funzione del contesto. Ad esempio, se per fare un esempio, che ne so, in una festa c'è lui che parla con diverse persone, magari ci sono altre donne, arrivi tu e fai questo segnale. Significa molto probabilmente che stava cercando di flirtare con qualcuna e sei arrivata tu e gli hai rotto, diciamo così, le uova nel paniere. Adesso non può più agire in questo modo. E ci sono invece dei segnali di gradimento, ma anche questi vanno interpretati. Ad esempio, il mordicchiarsi il labbro superiore in questo modo significa che è attratto sessualmente da te, non è detto che sia attratto affettivamente. È ovvio che per capire dove è il segnale diretto bisogna vedere dove è diretto il suo sguardo. Lo sguardo rappresenta ciò per cui una persona, diciamo, prova non interesse, però è il suo focus, no? Perché la nostra mente è settoriale, agisce tramite focus. E quindi tu puoi capire, ad esempio, dove è diretto il suo sguardo. Se siete al ristorante, passa la cameriera, vedi che lui segue la cameriera, e poi fa questo gesto, beh, significa che la cameriera lo attizza, significa che la cameriera gli piace molto, significa che con la cameriera vorrebbe, diciamo, fare un lavoro fondamentalmente di natura erotica, diciamo, da questo punto di vista.
Se invece guarda negli occhi te e il segnale lo fa nei tuoi confronti, questo significa che è attratto sessualmente da te. Ovviamente di solito questo segnale si vede, lo vedi maggiormente con una persona con la quale non l'hai ancora fatto, o che lo fai raramente, o che lo fai meno di quanto lui vorrebbe. Ecco, questo è il concetto di fondo. Però lo sguardo è molto importante che sia diretto, verso di te, altrimenti non ha più questa valenza. Un altro segnale invece è il mordicchiamento del labbro inferiore. In questo caso il concetto è più affettivo, vuol dire che lui affettivamente è interessato a te, gli interessi molto, prova amore nei tuoi confronti. Ecco, quindi qua passione qua amore. Lo stesso discorso potrebbe venire col toccamento delle mani, ad esempio, no? Mentre parli si tocca il suo, si massaggia il suo labbro inferiore, questo significato. Quindi prova affettività nei tuoi confronti. Interessante notare anche lo sguardo, no? Dove è direzionato lo sguardo? E se gli occhi si restringono o si aprono, perché se mentre ti guarda gli occhi si restringono, significa che prova un po' di rabbia nei tuoi confronti, prova rifiuto nei tuoi confronti, non ci vede chiaro, non si fida di te. Questo qua, io voglio strizzo gli occhi per guardarti meglio, perché non mi fido, cerco di capire. Anzi, li chiudo troppo, quasi non vorrei vedere certe cose che invece penso. Quindi significa mancanza di fiducia, non si fida di te. Se invece tende a fare il contrario, ad aprire leggermente mentre ti guarda, è esattamente il contrario. In questo caso si fida, in questo caso è coinvolto, in questo caso vorrebbe, diciamo, agire nei tuoi confronti, in questo caso vorrebbe fare delle cose, diciamo. Ecco, questo è un altro segnale importante che ti può portare, diciamo, delle informazioni anche valide, anche importanti. Quindi questo è un segnale interessante. Quindi potresti anche notare una dilatazione pupillare, che significa coinvolgimento, forte coinvolgimento, innamoramento, o eventualmente una contrazione della pupillare, scusate, pupillare, che invece in questo caso significherebbe decoinvolgimento. Ovviamente sia dilatazione che contrazione deve avvenire in un ambiente dove non ci sono variazioni di luminosità, altrimenti con la luminosità, ovviamente al diminuire della luminosità, naturalmente la pupilla si dilata, all'aumentare della luminosità, naturalmente la pupilla si contrae, ma è soltanto un effetto fisico, diciamo. E ecco, questi sono i segnali principali e come interpretarli. Metti un like e con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari se vuoi farlo, con l'abbonamento live semplicemente puoi diventare moderatore o moderatrice del canale. Se vuoi qualcosa di più, vuoi anche una consulenza telefonica con me, puoi fare l'abbonamento Master Consulting. Ciao a tutti!